Riccardo Lucarelli, grandissima prestazione di questa Lube in casa di Monza, che fino a qualche ora fa era la capolista. Avete mostrato i muscoli. Sì, la partita che abbiamo fatto con la Supercoppa abbiamo soffritto tanto con la recessione, quindi oggi abbiamo fatto un bello lavoro in questo modo, perché loro hanno battitori molto forti, quindi questa era la prima roba che volevamo fare, che era non prendere tanti punti quanto abbiamo preso l'ultima partita. E la nostra battuta è entrata bene, quindi è cambiato un po' la partita così. Sono molto contento con questa altra vittoria. C'è stato uno show da parte tua dai 9 metri, 6 ace solo nel terzo set. Non mi ricordo, ma è stato un momento buono. Oggi mattina ho fatto un allenamento, io ho visto che potevo provare anche questa corta, che da tempo non provavo, e è uscito bene. Sono contento, aspetto di non dimenticare come fare per le prossime partite. Luciano De Cecco, grandissima prova dei campioni d'Italia in casa dell'ormai ex capolista Monza. Beh sì, ci voleva continuare questo percorso che avevamo iniziato da un po'. E piano piano i pezzi mancanti si stanno tornando, quindi aiuta anche un po' all'autostima. Anche queste vittorie sono importanti, quindi niente, noi continuiamo ad andare avanti. L'importante è sempre seguire quella striscia di mentalità e di gioco che dobbiamo fare. Poi ho sempre detto, se può vincere si può perdere, però l'importante è perdere o vincere come giochiamo noi, e non magari essere sotto per... Chico Brangini prosegue il trend di crescita di questa Lube, anche perché piano piano il puzzle, come diceva Luciano De Cecco, va ricomponendosi. Domenica Giricovar, oggi avete recuperato Capitano Guanto Arena. Sì, è stata una decisione veramente dell'ultimo istante, perché è evidente che Osmani è convalescente, ha allenato molto poco, soprattutto battute attacco. E lui ha fatto riscaldamento, sentiva di stare meglio rispetto al riscaldamento di domenica. E quindi abbiamo provato. Io ho dei giocatori che sono molto, diciamo, bisogna fare anche una sottolineatura dal punto di vista, no, del caratteriale. Kovar è un ragazzo che domenica è andato in campo stringendo i denti perché la squadra aveva bisogno di quello. Stasera era stradisponibile se c'era bisogno di giocare a dare il suo contributo, nonostante, ripeto, non è che stiamo parlando di un giocatore che non ha i suoi problemi come altri. E Osmani, io ho deciso di provare a partire con Osmani, e se fosse stato bisogno Giri era disponibile. Insomma, è una squadra che anche dal punto di vista umano dimostra di essere di persone di una certa affidabilità, e di questo mi compiaccio, perché poi le cose si costruiscono non solo con la tecnica o il fisico, e queste cose secondo me vanno sottolineate.